amici di Officina del Pilota, siamo sulla vetta. Il proprietario di questo esemplare di 4,30 scuderia si è sentito addirittura in dovere di farmela guidare. Questo vuol dire che Officina del Pilota is on fire. Ragazzi, siamo troppo forti. Ed è merito vostro. Qui stiamo parlando del non plus ultra. La 4,30 scuderia rientra tra le auto migliori del pianeta Terra. Tra le Ferrari ce n'è solamente una che mi fa impazzire più di questa. Ascoltiamola. Che ne pensa, signor Torrisi, di come sale di giri il 4,30 scuderia? Salire di giri? Ragazzi, io vi dico che noi dovremmo essere orgogliosi di essere italiani solo per come sale di giri questa macchina. È una cosa da brividi. Sfioravo, giuro, il pedale del gas e lei... Ancora si costruivano macchine pensate intorno al pilota in quegli anni lì. Questa macchina, nonostante avesse a fianco una meravigliosa creatura, ovvero una 458 Spider, in qualche modo mi calamitava a sé. Spaghetti e mandolino, sì, sì. E poi ti giri e c'è questo motore che incombe qua dietro, che fa paura, così bello, nel suo bel vano rivestito di carbonio. In particolare ringrazio Davide, il quale mi ha detto che questa macchina è stata guidata niente po' di meno che... Sei un grande. Ma poi la macchina che ha guidato Michael Schumacher, ma quanti anni fa? Ma ti prego, raccontamelo. Cioè io, Matteo, ho messo le mani sullo stesso volante, le chiappe sullo stesso sedile, di dove le ha appoggiate Michael Schumacher? Beh, è stata una bella emozione. Metti like, ci sta. Come ci sta che me lo commenti e ti iscrivi al canale se ancora non l'hai fatto. Basta di chiacchierare, andiamo a bordo con Davide. Che spettacolo. Il proprietario, simpaticissimo. Beh, leader nord e sud. Ti prego, raccontamelo. Beh, allora ti racconterò qualche cosa simpatica. Forza. Allora, maggio 2008, quindi ti dicevo che siamo stati invitati da Ferrari a Fiorano. Arriva lui, eravamo nel box della pista di Fiorano, entra in macchina con me, si siede al posto guida. La prima cosa che mi ha colpito, meticolosissimo, si è registrato volante, specchio interno, cinture, tutto prima di partire. Professionista. Attento al dettaglio. Poi dopodiché si rivolge verso di me e mi dice in italiano: ok, come vogliamo andare? Che vuol dire? We have loads of owners here with the Scuderia 430. First time for me that I'm able to explain to the customer directly a car that I have deeply developed together with the Ferrari team. Io l'ho guardato per dire: c'è il mio idolo, 7 volte campione del mondo, come vogliamo andare? Dico: come sai fare tu? Quando ci hanno detto che c'era Schumacher, siamo partiti veramente con grande gioia, e solo la Ferrari può fare una cosa del genere. Parte a bomba, toglie tutta l'elettronica. Io adesso non mi voglio vantare, ma la pista di Fiorano la conosco metro per metro. Sì. Bene, su alcuni punti dove io, scusami,
staccavo, lui neanche immaginava di toccare il freno. Madonna, io a un certo punto la curva a gomito che c'era, pensavo che stavo andando fuori strada. Sì. All'ultimo lui gira il volante con una mano sola a sinistra per fare questa curva a gomito, tutta la macchina tutta di traverso, e lui non guardava neanche la curva, si era girato verso di me e rideva. No, vabbè, ma che... Io lì! Basta! Quando siamo arrivati al box c'erano tutti questi uomini di Ferrari, io scendo davanti a lui, busso sul tetto della mia macchina, ho detto, beh, quello che hai visto adesso non lo vedrei più. Mai più. Si sono tutti a ridere, compreso lui. Ma è passato una giornata indimenticabile. Un altro mondo. E lì ho capito perché io faccio l'imprenditore nella vita e non faccio il pilota. And now we're gonna throw the cars around the track in order to show what it is capable of. Killing time, Friday night. Ci siamo, signori, bentornati su Officina del Pilota. Oggi è una giornata per me davvero emozionante, perché questa auto è un'auto che io ho sempre sognato guidare, e lo faccio grazie al mio grande amico Davide Papa, che mi dà l'occasione, l'opportunità, il privilegio di farmi godere, perché qua si tratta di godere, o no, o sbaglio? Beh, guarda, sicuramente godrai solo tu, perché sei tu quello che guida. Esatto. La 430 Scuderia è una versione un pochino più leggera, una versione più avanzata tecnologicamente, più pensata per il piacere del guidatore, perché è stata alleggerita di ben 100 kg rispetto alla F430. Esattamente. Rappresenta un po' quella cattiveria, quell'essere così pensata per la pista, perché dai, guardala all'interno, è veramente una cosa che nelle auto moderne, nelle Ferrari moderne, si vede un po' meno. C'ha questo cambio F1 che è davvero una fucilata, un'accettata, qualcosa di incredibile se pensiamo che è un singola frizione. Non mi fa assolutamente rimpiangere il doppia frizione. Assolutamente, basti pensare che quando è nato ha stabilito il record di cambiata. Pensa che, a differenza di doppia frizione, questo è un cambio meccanico elettroattuato. Sì. Quando uscì la Scuderia fu imposto il nuovo record di cambiata, pensa che cambiava in soli 60 millisecondi, a 0,20 a 26 millisecondi dalla cambiata della Formula 1. Madonna, quindi è impressionante. Eccezionale, Formula 1 cambiava in 40 millisecondi, questa cambia a un certo numero di giri a 60 millisecondi. Sì, è vero, dobbiamo essere in modalità race e dobbiamo essere oltre 5.000 giri per avere la cambiata a 60 millisecondi. È vero, sei, come vedo, sei molto informato, sei molto preparato. La F430 cambiava in 150 millisecondi. Quando io presi questa, la prima cosa che mi stupì era la cambiata, sì, che era notevole. Motore è un 4308 di cilindrata, sviluppa 510 cavalli, tecnicamente solo 20 cavalli in più rispetto a una F430, ma è come li sviluppa, come li usa, che lì c'è la differenza. Il modo in cui te lo racconta. L'erogazione è diversa, il rombo è fantastico, non che la F430 fosse, non avesse un ottimo rombo, però qui è... Considera che all'epoca questa vettura faceva uno 0-200 in circa 11 secondi e il chilometro lo percorreva in meno di 21 secondi. Devastante. Numeri incredibili, per consideriamo che è stata presentata nel 2007. È vero che le auto che sono nate dopo sono più efficienti, sono più veloci, magari sono più affidabili, più maneggevoli, ma quel sapore così rude, così diretto, in connessione col pilota, fino al 2007 c'è stato, tant'è vero che aveva come concorrente la superleggera, la GT3 RS, ma dopo quegli anni lì qualcosa è cambiato. Te ne sei accorto tu di questo cambiamento? Me ne sono accorto, perché è come se le vetture avessero messo alle vetture dei tappi. Ok. È già una prima considerazione, perché qui ancora ci godiamo della vecchia meccanica nuda, pura, così come veniva costruita, così come veniva pensata, oltretutto. Si parlava poco di emissioni, e quindi ci godiamo un po' più le macchine. Ecco perché molti reputano che le vetture di una volta siano decisamente più divertenti, sì, delle vetture più emozionanti. E tu guidi anche auto moderne. Sì. Come ti trovi? Qual è la differenza principale tra le auto, le Youngtimer
e quelle moderne. Partiamo dal presupposto che ultimamente si sta, le case automobilistiche stanno rincorrendo la prestazione assoluta. E io su questo non sono onestamente del tutto d'accordo, perché avendo anche vetture sportive moderne mi sto rendendo conto che per alcuni aspetti sono un po' meno divertenti rispetto alle precedenti, ovvero la ricerca della prestazione assoluta sta togliendo piacere alla guida. Ok. Io quindi quando guido delle vetture prima di tutto ho bisogno di ritrovare il piacere e avere le giuste prestazioni, non prestazioni esagerate come lo 0-200 in 6 secondi o no, a me piace guidarla la vettura, viverla, capirla, sentirla in pista, in curva, sul rettilineo, ma avere delle sensazioni che siano sensazioni di piacere. Bellissimo. E non solo di accelerazione. E quindi rispondo alla parte tua, il futuro. Beh, io mi auguro che non sia un futuro che tende all'elettrico. Ahimè, oltretutto sembrerebbe da notizia proprio di ieri, sì, che la Commissione dei Trasporti Europea stia ritornando sui suoi passi sulle vetture endotermiche. Ovvero? Questa è una prima bellissima notizia. Per la prima volta in Europa si comincia a mettere in discussione la vettura full electric. Adesso parrebbe che vogliano, quantomeno le prime notizie sono queste, che vogliono rivedere il discorso del motore endotermico con i nuovi carburanti. Uno di questi è quello che verrà testato il prossimo anno in Formula 1, che sarà a bassissime emissioni di scarico. Ovviamente. Per cui non cercheranno più zero emissioni di scarico, ma rivogliono ridurre rispetto ad oggi, nel 2035, le emissioni di scarico del 90% rispetto ad oggi. Bella notizia, soprattutto per noi amanti dei motori tradizionali, che ci fa ben sperare per il futuro. Beh, questo è un vuoto aspirato, poi ci fu quello del 4,58, sono dei motori veramente unici che portano la vettura a ben 8500 giri con un urlo che è qualcosa di incredibile. Ferrari è un po' la regina. Ma non perché siamo italiani o perché siamo di parte, bisogna dire la verità, Davide, queste sono auto uniche, incredibili. Tutti i miei utenti sanno quello che ho portato sul canale e comincia a essere una bella lista, e fare un termine di paragone adesso è più obiettivo, più maturo come pensiero. Beh, sì, assolutamente. Ferrari per me rappresenta sicuramente, è il marchio che ci invidiano in più al mondo. In assoluto. Ed è tutto italiano, ed è la cosa più bella in questa. Girare con una Ferrari, qualche volta ho avuto il piacere di poterci andare all'estero, sì, e vedere tutti quegli sguardi di ammirazione per il prodotto, non per me, perché certo non è, né le ho inventate io, né tantomeno le ho costruite io, però è un prodotto nostro, sì, lo dobbiamo tutelare a tutti i livelli. È una delle nostre eccellenze. Tu hai un'attenzione maniacale. Prima ho appoggiato un pezzo di scotch, ragazzi, sul tetto della macchina e Davide per poco mi si mangia. E fa bene, ha ragione, perché queste auto vanno trattate veramente con cura, con i guanti, con estremo rispetto, soprattutto quando le si guidano. È ovvio che non faremo il test di nonno col cappello, ma adesso ve la facciamo sentire un po', però era anche molto molto interessante sentire chi, come Davide, è molto esperto in materia. Cioè, fammi capire bene, questo volante qui, questo sedile qui è lo stesso dove ci ha messo le chiappe Michael Schumacher? Quel volante l'ha toccato lui con i guanti o senza guanti? Ma sta registrando? Certo. Ah, ok.
dire ai nostri ascoltatori un po' di che si tratta, come suona questa macchina, qual è il suo vero carattere, il suo carisma, perché altrimenti si arrabbiano, no? Che dici? Dai, non ti irrigidire, Non è tanto. Poi con questo contagiri giallo qui al centro del dashboard è veramente sensazionale. Io so che questa vettura tu non la fai guidare a nessuno, quindi già per me è un grande onore. Te e tuo fratello ovviamente avete entrambi la firma qui sopra. Beh guarda, non tu sei la quarta persona che guida questa macchina, quindi io, Christian, mio fratello, Michael Schumacher, Matteo Torrisi. Vabbè, per me questo non è un onore, è qualcosa di più. Mi fa piacere molto che tu lo dica questo, perché è la verità. Io ti ho avuto modo di apprezzare molto i tuoi video per la professionalità che ci metti, per l'attenzione, e quindi ti devo essere sincero, mi sono quasi sentito in dovere di mettere a disposizione una vettura. Sei fantastico. Per farti fare un video. Oggi sono contento, molto contento anche io. Posso dire ai nostri ascoltatori che mi hai mandato una mail scrivendo: ciao Matteo, così cos'ha? Io ho una 4.30 che ti vorrei far guidare e non solo. È quel e non solo che in qualche modo a me ha scatenato quella curiosità. La frenata, praticamente, tasto on off, tocchi il pedale, subito pronta, nonostante sia un impianto carboceramico che teoricamente avrebbe bisogno di riscaldarsi. Beh, adesso diciamo che lo hai già riscaldato. La frenata è portentosa, d'altronde con queste altissime velocità non si può rinunciare a un impianto frenante. E qui Ferrari ha fatto un lavoro stupendo, 398 mm all'anteriore con un carbo ceramico che veramente sarei ore a guardarlo. Ore, ma quanto è bella, che cos'è? Che cos'è? E poi che dinamicità di guida, che grinta, è una macchina che ti aggredisce sotto ogni punto di vista. Senti questa stradina, dai, stiamo passeggiando, piano piano, dolci dolci, e lei comunque è pronta, sta lì. Dice: Matteo, che vuoi fare? È cattiva, aggressiva, e si fa trovare veramente sempre, veramente pronta. sempre pronta. È un motore vuoto, aspirato, ma là sotto ce n'è subito. Ragazzi, se avete questa macchina, è piacere, ma è l'opportunità di guidarla, portatela in pista, perché ovviamente è il suo habitat. Sembra davvero molto piatta. E adesso le sospensioni sono ancora in modalità stiamo andando a passeggio, o sbaglio? A passeggio, se mi senti un, se mi vedi un po' rigido, è perché io, come puoi capire, non sono proprio abituato a stare seduto a destra. Un po' di ansia infatti viene anche a me. Se questa vettura è una vettura che tu stai portando in maniera ancora tranquilla, la tengo, è tutto sotto controllo, amico mio. Stai tranquillo, c'è feeling immediatamente, ragazzi, è un rasoio, è impressionante. E poi quando vai su di giri ti si accende questo bel LEDino rosso qui, che è sì, qualcosa che fa proprio godere, godere tanto. Impressionante veramente, la frenata prontissima che serve a fronteggiare un'erogazione del genere. Qui parliamo di una macchina che ha 510 cavalli. E poi quanto cammina, ragazzi, sta macchina? Se vuoi sfrutta questo rettilineo. La vogliamo sentire un attimo, una piccola accelerazione, arriviamo sugli 8,5, vediamo com'è, dai. Davide, dov'è Davide? Oddio, Michael Schumacher! Macchina senza senso, costruita intorno al pilota. E sentiamo una seconda qui. Non aver paura, vado piano. Aprire piano quando lo sterzo è carico, seconda marcia, forza Ferrari! Mamma mia, che diavolo, signori! Bella, che bella, che bella, che bella! Lo posso
piace molto di più della superleggera, anche se non vuoi che faccia il tampone. No, non può cambiare così. Scalatina? Acceleratina? Sinfonia, signori, sinfonia. E tu oggi mi hai fatto sentire anche per poco un pilota. Io di questo ti sarò sempre grato. Tu invece, ti devo dire anche questo, anche io ti devo ringraziare perché mi hai ricordato che io a destra non mi ci sederò. Io ho ordinato questa vettura prima ancora che uscisse, motivo per il quale mi fecero un contratto con un'intestazione un po' F430 alleggerita, light addirittura. Allora, poi, d'accordo con Ferrari, decisi di andare a personalizzare la vettura in atelier direttamente in fabbrica, una delle cose che ti dà Ferrari, quindi che bello, un'opportunità unica. Ti accolgono, ti fanno vedere l'atelier, ti fanno vedere la catena di montaggio, puoi qualsiasi cosa. Ecco un esempio su tutti, le cuciture, sì, ci sono di vario taglio, e tu ti scegli oltre il colore anche la dimensione della cucitura, quindi lo spessore della cucitura, lo spessore, certo, doppia, fina, in un modo, in un altro, quindi ci sono delle attenzioni a dei particolari uniche. Che benessere, che benessere. E oltretutto poi quando vai, il bello è che una volta che hai personalizzato la vettura ti portano anche a pranzo o a cena, quindi ospiti di Ferrari, devo dire, bellissimo, e ti fanno sentire a tuo agio, cioè veramente uno di loro ti fanno sentire. Quando uscì questa, le prime foto avevano questa livrea doppia che tu hai visto sulla mia, però in foto non rendeva, e io e mio fratello dicevano no, assolutamente, quando la prenderemo, quando la personalizzeremo, la livrea non ce la metteremo. Arrivati a Maranello, all'epoca l'atelier aveva un'apertura a serranda, quindi cominciano ad aprire questa serranda e si comincia a scorgere il muso. Mano a mano che si alzava si scopriva sempre di più. Aveva la livrea, ma dal vivo aveva un altro effetto. Come la vedemmo io? Assolutamente con livrea. Con livrea, sicuro. Sì, 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 sì. I primi 6.600 euro di optional. Madonna. Due strisce, 6.600 euro nel 2000. Noi l'abbiamo personalizzata nel 2007 per averla poi nel 2008. Sì. E poi da lì ci mettemmo l'interno e il tessuto tecnico, ci invece decidemmo di metterci l'alcantara, le cuciture rosse, i cavallini rossi sugli appoggi a destra, l'estintore, sì, i led sul volante, l'impianto stereo col navigatore che era un optional per questa vettura, le nostre firme sul cruscotto e poi altre cose di meno importanti, ma per renderla più esclusiva possibile e più vicina ai nostri desideri. E ti dirò di più, se potessi me la comprerei subito, e tu lo sai quanto sono restio io che ti dico sempre no, non me la comprerei. Adesso questa è una vettura che in un garage, se si può e se si appassiona di auto, ci va assolutamente messa, ma per il piacere di guida che dà. Sì. Sei un grande, dammi il 5, sei veramente un grande, e grazie. Stare con questo uomo qui a fianco è un'esperienza tanto bella quanto guidare la 430. Anche per me è stata una bella esperienza. No, dai, non dica una. Un'esperienza diversa. Sì. Diciamo una bella esperienza da non ripetere, però. C'è il team, c'è ciao. Il team, visto. Vedo. Ciao, signore. Ma sembra tu scaricatore di porto così. La monza vede più prima se vedeva. Muoio. No, funziona finché vedi il tasto rosso. Beh, questa penso pure. Carina.